una stampa giapponese di 1800. L'imperatore Giappone non era mai uscito dal Giappone, siamo in epoca Meiji, però essendo imperatore di un grande impero, si teneva informato di quello che accadeva negli altri grandi imperi, quindi in Europa. Ma allora in quell'epoca avevano chiuso il Giappone agli stranieri, facevano entrare solo gli olandesi, e solo gli olandesi, o quelli che procuravano i merci, o i medici, gli ingegneri. E si fa, l'imperatore dice, ma ho sentito parlare dell'antica Roma, fatemi vedere com'era questa antica Roma. Il pittore si mette tutto assieme, il Colosseo, la Colonna Traiana, il Tempio della Pace, l'arco di Ito, di Settimio Severo, il cavallo di Marco Aurelio, li assembla. La cosa divertente è che qui sopra è scritto veduta di una città dell'Olanda. Perché per loro, avendo solo contatto con gli olandesi, però era l'Olandia, no? Quindi vedete com'è. Era presentato praticamente, come dicevo prima, a Napoli. Era? Era una raffigurazione romana che loro si sono capito bene. No, per loro l'Olanda. Per i giapponesi è come per noi miei che sono africani, no? La prima associazione che facciamo se dice quella in Africa, tanto non potrebbe essere pure chiamato esatto. Tu e allora vediamo come rappresentavano. Questa è una stanza da letto scavata nell'Ottocento, postoriale, e completamente trasferita alla metropolitana di Milano. Dal letto l'inquilino riposando si vedeva, come noi ci guardiamo i quadri, non so, le ombre cinesi che facciamo con la lampada, aveva lo sguardo verso santuari monumentali in marmi pregiati, santuari campestri in grotta e vedute di città. Questo è stato messo in relazione con il teatro antico, che prevedeva, perché è stato messo in relazione, praticamente questi pittori che decoravano le case facevano queste megalografie. Guardate, fa le megalografie, non è che il pittore che fa quaretti fa le megalografie, sono specializzazioni. Allora se pensate, evidentemente i pittori dipingevano le scenografie teatrali, finita il festival teatro dipingevano tutte le case, quindi portano il loro repertorio teatrale nelle case. Quindi il santuario monumentale ci ricorda la tragedia, la veduta di città, la commedia, che si svolge in un ambito borghese, questa borghesia imprenditrice dell'ellenismo, no? Fatta di armatori, di commercianti, eccetera. Mentre il santuario in grotta è il dramma satirico. Ecco, questa è la veduta della grotta, ed è una... sì, la grotta c'è, però vedete, sopra c'è una bella architettura in marmo con una pergola, e all'interno c'è una fontana in marmo tutta lavorata. Grotta d'Inferno, esatto. E c'è da porsi la domanda, ma qualcosa del genere l'hanno vista e l'hanno rappresentata o stava tutto in testa loro? Ecco, vedete che canta. Pronto? Con l'uccellino addirittura che va a vedere. E qui c'è una veduta di, c'è un paesaggio a monocromo bianco con una veduta su di un fiume. Molte di queste raffigurazioni di paesaggi lagunari si rifanno ad Alessandria d'Egitto, che per i romani era come per noi Hong Kong. Era la grande città dei grandi commerci. I romani a Alessandria avevano delle agenzie, concludevano
facevano affari, grandi affari internazionali, si facevano a Rodi, Alessandria, eccetera. Perché ci sono degli edifici che non compaiono in Italia, ma sono tipici del mondo egizio-alessandrino. Siamo sempre a Posto Reale, questa è la veduta di un santuario con un tempietto circolare. Quindi abbiamo il muro di città del santuario, oltre il quale l'ingresso, oltre il quale si vede nel cortile del santuario, al centro del santuario c'è il tempietto circolare. Tempietti circolari già che erano dedicati a Venere. La famosa Venere di Milo era il nome di questi tempietti, tant'è vero che Stragone o Plutarco racconta che i custodi cambiano una mazzetta, visto che gli spettatori la vedevano di fronte, i custodi aprivano la porta posteriore di modo che potessero vedere anche il retro della statua. E sono copie di architetture reali, perché poi il problema è questo, ma noi di queste architetture reali del mondo romano che abbiamo? Ci sono rimasti gli scheletri. Non a caso di Ostia abbiamo il ricordo in marrone, perché tutta la muratura in laterizio, il foro romano è marrone e bianca, ma la bellezza dei colori, dei vestimenti, tutto questo è andato perso, anche perché hanno fatto razzie, no? I marmi li utilizzavano o li sguaiavano e facevano calcio. E quindi del poco sappiamo dell'architettura antica. I capitelli sono coevi, ma questo frontone spezzato è tipico della Siria, tant'è vero che in archeologia lo chiamiamo frontone siriaco, frontone spezzato. Quindi è un elemento colto che hanno messo, un elemento che hanno copiato. Fatto sta che qua ci sono delle offerte di fruccia fresca, granati e cotone. E quindi il pittore lo vuole rendere come un ambiente reale, un ambiente reale. Questa invece è la veduta di città, una città a terrazze, su livelli, è carino questo sport, no? Questa loggia a pensile, questa porta e accanto gli alberelli. Ah, vedete il riferimento ai pittori che lavoravano per scenografie teatrali, lo abbiamo qua. Perché sulla cornice, sulla trave di cornice al quadro, c'è una maschera teatrale, quindi è l'importazione da Modigli che usavano le vittime. Questo è sempre dal Bosco Reale, un tempio di Ecate con le due fiaccole. Ed è preso così bene, vedete la statua gialla. Avete mai visto statue gialle? Il Maccaurello sul Campidoglio era giallo, perché i bronzi venivano dorati. Quindi è una statua di Ecate in bronzo dorato. E anche qua accanto ci sono delle offerte di frutta fresca. Quindi si accentua il carattere religioso di questi paesaggi. È strano, no? Perché io due cose non ho mai capito. Uno, a casa nostra siamo sempre a cambiare i quadri, imparate, no? Questi si tenevano alle decorazioni, queste sono delle epoche cinesi, Pompei, sepolta nel 79, 79, 50, facciamo 80, 50, 130 anni, avete sempre le stesse cose, ma non si scocciamo. Per quanto belle possano essere, mi avevate gli occhi, guardate il pregnativo, È molto più leggero di questo. Com'è? È più leggero di questo, queste meraviglie. Sì, non lo so. E poi questo carattere, queste vite, non sanno mai, dicevo, ma ti dipingo una bella finestra e ti faccio vedere quello che succede attorno alla casa. No. Sempre vedute, la maggior parte sono vedute su santuari, su mondi bianchi superiori, no? Come diremo. La spiritualità della religione è a un livello superiore.
Ed ecco così, questo è un fotomontaggio, però le pareti vengono messe l'una accanto all'altra, quindi vi fa vedere la successione, tempio di Cate, tempio rotondo di Afrodite, e al centro questa veduta di città. Quello che volevo, a qua è divertente, c'è la scala, e poi sopra la loggia sorgente, vedete che c'è un vaso, no? Come i vasi da fiori che usiamo ancora noi oggi, che mettevano un po' tutte le mani, i giardinetti all'italiano. E qua addirittura c'è la statua legata sulla colonna e sull'altare c'è il tampone ardente. Quindi una rappresentazione viva, reale. Reale però su di un mondo ideale. Quindi l'idealità per loro è la realtà. Del resto vorrei fare una cosa verso la presa di battiterà che forse c'è molto. Io certe volte mi dico, no? Perché poi con l'età mi posso permettere di dire tutto quello che mi dice. Ovidio, grazie. Ci hanno ucciso la salute. Sembra la apprezziamo più oggi da lui. Però poi sento delle canzoni, non vorrei dire, un autore, butto là Vasco Rossi, manco le so, voglio dire, oppure no, Guccini, no? Ma come sono belli i testi, e se penso a delle poesie orrende che ci hanno fatto leggere di Orazio e Ovidio, lo so che non siamo tutti d'accordo, dico ma... Sì, beh, uno dice, ma è possibile che sia un marketing che faceva